Dunque, siamo qui in diretta dalla chef Silvia Liprandi, sto inquadrando alcune delle ricette, adesso le inquadreremo tutte. Ciao Silvia, Ciao. cioè ci stai rappresentando una cena sequenziale, quindi immancabilmente cominciamo dal melone arancione. Melone. Melone arancione super top, dopodiché si passa all'insalatona fatta con le carote fruttariane, la verza fruttariana, che vuoi spiegare cosa sono? Questa più che una verza è una specie di cavolo rapa fruttariano o sedano rapa Che fruttariano deriva da? Mentre dal chayote. le carote fruttariane. È la zucca, questa è la zucca butternut grattugiata a julienne, pomodori, sotto ci sono nascosti, ci sono gli spaghettini Di di cetriolo cetriolo olandese, olandese, olive, le olive denocciolate, avocado lo dobbiamo ancora addirittura quelle tagliare. crudiste della pisciotta, no? Giusto? Sì. L'avocado, oh, mi è scappato sulle friselle, però queste vanno dopo nella sequenza, eh? Queste non le sa fare nessuno, le friselle. Oh, mi è scappato qua sui... come li chiami? Tu li chiami cracker, però in realtà vengono chiamati in altri nomi. L'insalata russa. Facciamo ben luce sull'insalata capricciosa. Sulle friselle, qui abbiamo il condimento delle friselle, quindi hai usato il famoso frutto del cappero, no? Come si chiama? Sì, i cucunci, questa è la granella di cucunci. Il condimento da mettere sopra le friselle deve essere sugoso, in modo che si impregnano e si ammorbidiscono un pochettino perché sono molto dure e croccanti Cioè, le incredibilmente sono uguali alle friselle. altre. Sì, sono molto simili. Sì, Questa è una delle tue migliori ricette, insieme al pane in carasau, realtà è molto semplice da fare, è no? Poi molto... faremo dei Sì. video dove lo spiegherai. E niente, questo qui sono semplicemente dei pomodorini tagliuzzati con un po' di olio e la granella di Olio cucunci, olio denocciolato. denocciolato. Ma cosa vedo là? Quella sembra una sfoglia di lasagna. Ma è lasagna fruttariana? Quella è la lasagna, sì, la lasagna di platano, la lasagna fruttariana che ho usato per fare le E questo è il lasagne. sugo. Ah, quindi ci stiamo andando verso... Aspetta, facciamo vedere anche... Cioè, hai frullato per fare le varie salse, no? Con l'avocado, l'ingrediente principale. Sì. Poi usi anche, per Questa è dare il tocco, la che ricorda maracuja, la maracuja, che ricorda un po' la... per ricordare l'agrodolce, sì. Qui l'agrodolce. c'è la granella di Granella di cucunci. cucunci. Ok. Stavamo dicendo le famose lasagne. Aspetta, inquadriamo bene, aspetta, chiudi, chiudi. No, beh, no, va bene così. Qui abbiamo sotto e Allora, sopra. sotto Cioè, abbiamo il pane carasau, pazzesco, il pane carasau, i grissini e pane carasau, le friselle, i no? grissini e le friselle. Pazzesco. Ok. Fatte tutto con il platano. Questo con il platano Platano fresco, fresco, sì. famoso platano verde. E qua cosa abbiamo? Addirittura due tipi di Sì, lasagna. Con allora abbiamo la lasagna fatta con le sfoglie di platano. le sfoglie di platano. Ok. Ok. E Magari forse facciamole vedere bene alla luce, tutte e due. allora, questa qui è la lasagna con la sfoglia di platano. Facciamo, dato che è di vetro, possiamo farla vedere anche. E negli strati c'è il ragù fruttariano e la besciamella che qui, vabbè, adesso La questa besciamella si è fruttariana, asciugata. Questa si è certo. asciugata, quindi E vabbè, poi invece in secca. quella di zucchine hai usato queste le zucchine per fare semplicemente senza platano questa, no? Sì, esatto, gli strati sono fatti con le zucchine grigliate, le fettine di zucchine grigliate, e poi c'è un ragù fruttariano, sempre mai diverso da quello, è un'altra versione di ragù, e basta, Ah, è una semplicemente versione differente. alternato. Sì, è Poi un'altra ricordiamo che tu versione. fai anche i cooking show. Una volta al mese, ogni 2 mesi. Queste sono le fragole di Giuseppe Lentini. Senti, facciamo vedere allora in chiusura la pizzaiola di Jackfruit. Ho Allora, detto questo qui sì, Giaco. è il jackfruit acerbo. Questa è una via di mezzo, nel senso che questa forma la prende il jackfruit quando è una via di mezzo tra l'acerbo e il maturo. Ci sono praticamente i semi che iniziano a diventare più grossi e questa qui è la parte che li circonda. Per cui vengono sgusciati e si usa il jackfruit Le mele per il in melarismo questo diurno, formato. per l'MMA, E e poi poi c'è la caponata di la vera melanzane. caponata di melanzane, solo che la luce è Fruttariana, brutta. sì, non si vede Spostala tanto bene. un Mettiamoci qua.
Ok, sì, no, va bene, bene, inquadrato. Inquadriamola così. Tac. Rifacciamo vedere le friselle, pazzesco. I cracker. Una sfoglia. Insalata russa, è capricciosa. Le famose insalatone, quelle che devono mangiare tutti. L'avocado ass. E rifacciamo una panoramica qua. La pizzaiola. Il ragù. Caponatona. Pane Carasau, grissini, friselle, versione lasagne col platano e lasagne senza platano. Va bene Silvia, ci vedremo prossimamente per i tuoi cooking show. Sì. E chi vuole, sei a Milano. E sappiamo che fai anche a domicilio dei cooking show a domicilio, ti hanno già chiamato. Ok, grazie. Chiudiamo su cosa? Su le Sulle friselle, dai. friselle. Le friselle fruttariane fatte di platano, quindi senza glutine. Ciao Elena Bresolini che ci sta guardando.